Il 1 luglio scorso centinaia di persone sono scese in piazza in numerose città della Libia, in Tripolitania, Cirenaica e nella regione meridionale del Fezzan. Si tratta dell'ondata di proteste più intensa degli ultimi 2 anni. Sebbene le matrici politiche delle manifestazioni cambino da città a città, le rivendicazioni espresse nelle piazze del paese possono essere sintetizzate in 3 questioni. La profonda crisi politica che la Libia vive dalla rivoluzione del 2011 e il posticipo indefinito delle elezioni presidenziali e parlamentari. La crisi energetica, dovuta anche all'accresciuta instabilità degli ultimi mesi, e il costo della vita e la perdita di potere d'acquisto, aggravata dal perdurare del conflitto in Ucraina. Ma partiamo dalla crisi politica. Lo sconforto del popolo libico è comprensibile se si considera l'esasperazione generata dallo stallo politico in corso da anni, dovuto alla frattura istituzionale fra ovest ed est del paese, alla compresenza di 2 poteri esecutivi rivali, all'influenza delle milizie, alla corruzione endemica e all'ingerenza di attori esterni presenti a vario titolo nel paese. Nel marzo 2021 nasce a Tripoli il governo di unità nazionale, guidato da Abdul Hamid Dbeiba. In quel momento il paese sembrava avviato verso la strada delle elezioni, le prime dal 2014, che avrebbero dovuto tenersi entro la fine dell'anno. Ma la frammentazione del quadro politico del paese, le ambizioni dei principali esponenti, le difficoltà organizzative e la mancanza di consenso sul processo elettorale hanno progressivamente allontanato la possibilità di votare entro la data prevista. Non riconoscendo più la legittimità del governo di unità nazionale di Tripoli, la Camera dei rappresentanti di Tobruk, la cui sede, fra l'altro, è stata assaltata nel corso delle proteste di inizio luglio, ha accordato la fiducia al misuratino Fatih Bashagha, che lo scorso febbraio ha dato vita a un governo di stabilità nazionale, appoggiato anche dal maresciallo di campo Khalifa Haftar. Per la 3ª volta nell'ultimo decennio, quindi, la Libia si ritrova con 2 governi rivali. Nello scorso maggio ci sono stati degli scontri, dopo il tentativo fallito di Bashagha di entrare a Tripoli. Il 30 giugno, proprio il giorno precedente allo scoppio delle proteste, a Ginevra erano falliti i negoziati tra rappresentanti dell'Ovest e dell'Est, guidati dall'ONU, a causa dei persistenti disaccordi sul quadro costituzionale e sulle modalità di organizzazione delle prossime elezioni. Chi ha manifestato il 1 luglio lo ha fatto chiedendo elezioni presidenziali e parlamentari e la dissoluzione di tutte quelle entità politiche che si sono andate sedimentando nel corso degli ultimi anni. C'è poi la questione della crisi energetica che ha contribuito allo scoppio delle proteste. In questo momento il paese subisce continui e prolungati blackout elettrici, fino a 18 ore al giorno, in un momento in cui le temperature superano i 40 gradi. Questa situazione è dovuta a disfunzioni nella gestione del settore elettrico. Manca il calo della produzione di idrocarburi usata per la produzione di elettricità. Da aprile, infatti, si assiste a un progressivo blocco della produzione di gas e petrolio e al conseguente crollo delle esportazioni. Il blocco è stato deciso dagli attori dell'est del paese in una logica di competizione e confronto con le autorità dell'ovest. L'esportazione di petrolio è passata da una media di circa 1.100.000 barili di greggio al giorno nel 2021 a una media di 600.000 barili al giorno nel mese di giugno e a meno di 400 negli ultimi giorni. Le perdite dirette derivanti dal blocco dei terminal di esportazione del petrolio ammontano a circa 3 miliardi di dollari e mezzo. È chiaro che il blocco della produzione e il crollo delle esportazioni impedisce al paese di beneficiare del fortissimo aumento del costo del greggio degli ultimi mesi, a cui assistiamo anche in conseguenza del protrarsi del conflitto in Ucraina. In questo quadro, la proposta di ridurre i sussidi ai carburanti ha aggravato la collera dei cittadini. 3ª questione, l'aumento del costo della vita. Secondo stime dell'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale, nel 2022 il tasso di inflazione dovrebbe aumentare del 9-12%. Vi è poi la minaccia dell'insicurezza alimentare. La Libia è fortemente esposta agli effetti dell'aumento del costo dei cereali, dipendendo per più della metà delle proprie importazioni da Russia e Ucraina. In questo contesto di crisi, cosa possiamo aspettarci dalle prossime settimane? Molti movimenti di protesta hanno annunciato nuove mobilitazioni e chiarito che non smetteranno di manifestare fino a quando l'attuale classe politica resterà al potere, invocando l'organizzazione di elezioni presidenziali e legislative entro l'anno. A livello nazionale si registrano al momento solo generici appelli sull'importanza di elezioni al più presto e di una nuova roadmap per arrivarci. La missione delle Nazioni Unite, anch'essa contestata dalle piazze, si ritrova in una fase di stallo, aggravato alla difficoltà del Consiglio di Sicurezza nel trovare un'intesa sulla nomina del prossimo inviato speciale nel paese. Nessuno, né a livello locale né a livello internazionale, al momento sembra avere una strategia chiara. La recente ondata di proteste resterà comunque come un monito per tutti gli attori coinvolti nella ricerca di un necessario compromesso politico.